Allora, proviamo a fare uno Shanghai concettuale. Anzitutto, sì, producono energia? Sì, questo è vero, è vero. Però la domanda che ci dobbiamo fare è: a che costo economico ed ambientale? A me poi, che ovviamente il mio impegno è soprattutto sulla sostenibilità ambientale, mi sta più a cuore la seconda parte della domanda, a che costo ambientale? Certo. E questo si deve confrontare con l'agenda europea e mondiale della cosiddetta decarbonizzazione, cioè questa tensione continua che sfortunatamente stiamo cominciando ad adottare a ridurre l'emissione di anidride carbonica, che come sapete è il gas serra che sta comportando l'effetto del riscaldamento globale, no? L'Europa ha un impegno di arrivare al 2050 alla neutralità carbonica, cioè di non emettere più un quantitativo netto di anidride carbonica, e che questo comunque deve essere bilanciato da altra anidride carbonica che viene assorbita dal sistema. Sì. Fatto sta che questo si deve confrontare con quella che noi chiamiamo la carbon footprint, l'impronta carboniosa dell'incenerimento, cioè il kilowattora che viene prodotto tramite incenerimento, siccome nell'inceneritore io brucio anche materiali di origine fossile come le plastiche, i tessili artificiali, no? Poi con la fast fashion c'è una quota crescente purtroppo di tessili artificiali nel nostro rifiuto urbano. Però questi sono tutti materiali che emettono anidride carbonica di origine fossile. È come bruciare petrolio, Emanuele. Sì, seguendo il ragionamento. Sì. Ecco, quindi il kilowattora che io vado a produrre tramite incenerimento ha un'impronta carboniosa che tipicamente in Europa, con i migliori inceneritori, non quelli di 100 anni fa che erano vecchie cappettiere, come si dice, no, quelli moderni, quelli attuali, quel kilowattora viene prodotto emettendo 800 grammi di anidride carbonica per ogni kilowattora. Ecco, questo bisogna confrontarlo con il mix energetico medio europeo, che è già a 250. Quindi usare l'incenerimento per produrre energia ci fa stare di fuori dal percorso della decarbonizzazione. O se vogliamo dirlo in una maniera ancora più icastica, potente, nella sua vita, che non dura poche settimane ma 20 o 30 anni, l'inceneritore sostituisce sempre meno fonti fossili, carbone, gas fossile, petrolio, sì, e sempre più fonti rinnovabili, eolico, solare, idroelettrico. Quindi è una strategia stupida, no? Vista l'agenda europea di decarbonizzazione. Tanto che la stessa Danimarca, proprio per questo problema, oltre che per tutti gli altri connessi all'incenerimento, ha appena annunciato un piano di decommissioning, di spegnimento, a cominciare dal 30% della propria capacità, proprio per rispettare i propri impegni sulla decarbonizzazione. E per citare un'altra situazione, la Scozia ha appena adottato una moratoria perché si è resa conto che, adottando gli inceneritori per gestire il rifiuto residuo, non riescono a rispettare gli impegni sulla decarbonizzazione. Questo sta diventando uno degli elementi più importanti di contraddizione dell'incenerimento con l'agenda ambientale europea.